Venire direttamente su questa norma, sulla disciplina, ho notato come diversi consiglieri in realtà hanno fatto un po' un quadro, diciamo, sulla pubblica amministrazione, in alcuni casi utilizzando quelli che secondo me sono elementi estremamente deleteri per la pubblica amministrazione, cioè quando spesso si parla di pubblica amministrazione si ragiona per slogan. Allora ho sentito parlare di progressiva precarizzazione della dirigenza, di minore autonomia della dirigenza, della politica che ancora interviene limitando i dirigenti, limitando l'autonomia. Ecco, io credo che con questo governo e con questa legislatura si sia andati invece in direzione esattamente contraria. Allora, un conto ovviamente è avere visioni diverse sul metodo di struttura, di gestione della pubblica amministrazione, questo è assolutamente legittimo, ma se come motivazione alla base si utilizzano dei puri slogan quando la realtà a livello di fatti dice l'esatto contrario, secondo me questo è un utilizzo invece strumentale, che non è utile invece nel cercare di migliorare appunto migliorare l'efficacia, l'efficienza, la legalità all'interno della pubblica amministrazione. Si è fatta confusione spesso e volentieri tra la commissione di disciplina e il fatto dell'assegnazione di obiettivi ai dirigenti. Sono due cose diverse, un conto il provvedimento di riforma della norma sulla disciplina, concordo che non è una riforma della pubblica amministrazione, col consigliere Montemaggi, è una riforma delle norme di disciplina, cioè va a riformare questo elemento specifico e particolare, quindi è un tassello all'interno della progressiva riforma della pubblica amministrazione. Dall'altra parte molte delle considerazioni dovrebbero essere invece riportate con un provvedimento che è stato già adottato all'interno di quest'Aula, che è il decreto 94/2021, quello che attribuisce appunto valutazione alla dirigenza. E quindi qui si è detto, no, per cercare di giustificare il fatto che anche questa legge va verso la direzione di togliere autonomia ai dirigenti, mettere il potere della politica, eccetera. Tutte giustificazioni che cadono nel vuoto, motivazioni che cadono nel vuoto. Ci tengo a ribadire che se da una parte è vero che, come è stato detto da qualcuno, a volte si è raggiunta la spending review evitando di dare obiettivi ai dirigenti e conseguentemente evitando di riconoscere la retribuzione di risultato. È anche vero però che quando la spending review non è stata attuata, qual era il metodo prima del decreto sulla valutazione dirigenziale? Il metodo è che i segretari di Stato direttamente davano la retribuzione di risultato, spesso e volentieri a pioggia, senza un vero criterio meritocratico, oppure a discrezione sceglievano e dicevano che un dirigente, nonostante aveva raggiunto magari dei buoni obiettivi con il proprio ufficio, non doveva più continuare il proprio percorso e quindi si rescindeva dal contratto. E questo lo decideva la politica. Perché? Perché mancavano delle procedure precise per l'individuazione di obiettivi e quindi la verifica sul raggiungimento di questi obiettivi, che è stato inserito appunto col decreto sulla valutazione della dirigenza, decreto che non accentra potere alla DGFP, perché l'indicazione degli obiettivi e la valutazione del raggiungimento di quegli obiettivi, la legge lo specifica, è in capo ai singoli direttori di dipartimento a cui quell'ufficio afferisce, diciamo il dirigente, quindi l'ufficio afferisce. Quindi se c'è il dirigente dell'ufficio attività economiche, gli obiettivi indicati e valutati vengono dati dal direttore di dipartimento economia, non dalla DGFP. Quindi per ogni ufficio e dirigente il referente per l'identificazione degli obiettivi e la loro valutazione è il direttore di dipartimento a cui quell'ufficio afferisce. A cosa serve la DGFP? Serve a fare in modo che in maniera univoca tutti i direttori di dipartimento cerchino di dare a tutti un giusto e congruo numero di obiettivi da raggiungere, non che a uno si diano 10 obiettivi difficili e all'altro magari 5 obiettivi estremamente semplici, e uniformare così il processo di valutazione. A questo serve la DGFP, non certo a accentrare il potere, ma funge da elemento di garanzia sull'uniformità. È stato detto poi più volte la politica continua ad avere potere sui dirigenti. È l'esatto contrario. Tutti gli interventi, compreso questo, vanno nella direzione di dare maggiore autonomia ai dirigenti.
Fino all'introduzione della modifica del regolamento contabile, i dirigenti avevano un potere di spesa di 2.600 euro. Cioè, il concetto qual è giustamente detto, ad esempio, dal commissario Dolcini? Si dice che i dirigenti devono raggiungere degli obiettivi. Bene, per farlo devono avere strumenti contabili e strumenti di gestione. Strumenti contabili sono stati dati attraverso la revisione del regolamento di contabilità, dove finalmente il Congresso diminuisce il proprio potere di spesa per conferirlo ai dirigenti. Questo non è dare più potere alla politica, è togliere potere di deliberazione alla politica per dare più potere di autonomia ai dirigenti. Allo stesso modo non è più il legislatore, quindi semplificando la politica, a dire quell'ufficio lo devi gestire con quella sezione, con quel numero esatto di responsabili, ma abbiamo dato uno strumento di gestione dell'ufficio in capo ai singoli dirigenti, quali possono identificare le posizioni organizzative superando progressivamente le figure fisse attribuite per legge, quindi, ripeto, semplificando dalla politica, su quante figure di responsabili ci dovessero essere all'interno dell'ufficio. Tutti elementi che tolgono potere al Congresso di Stato per conferirlo in autonomia e responsabilità ai dirigenti. Qui allo stesso modo, nella stessa linea, si va ad attribuire al dirigente il potere di avviare, non decidere, di avviare sempre la procedura disciplinare, la decisione a seconda della gradualità, ammonizione, censura, sospensione, licenziamento, la decisione viene attribuita nel caso dell'ammonizione sempre al dirigente, quindi al potere di avvio e di decisione. Nel caso di censura, l'avvio da parte del dirigente, la decisione contestuale a parere assunto con il direttore RUO, e per gli ultimi due gradi c'è il coinvolgimento appunto della commissione di disciplina. L'unico caso, per rispondere anche al consigliere Vladimiro Selva, gli unici casi in cui dell'avvio se ne occupa direttamente il direttore RUO o il DG dell'IS, appunto nel caso dell'IS, sono solo per la sezione disciplinare che scaturisce da comunicazione dell'autorità giudiziaria e da nel momento in cui questo è conseguente una condanna definitiva del dipendente con pena restrittiva della libertà o pena interdittiva dagli uffici pubblici superiore a 2 anni. Questi sono gli unici elementi appunto in cui dell'avvio se ne occupa direttamente il direttore RUO rispetto alla domanda che veniva posta. Su tutto il resto sono tematiche insomma che dovremo affrontare, la digitalizzazione, il discorso del licenziamento a cui dovremo certamente dare applicazione insieme